Questa sera a Palazzo Duchi Santo Stefano, sede della Fondazione Mazzullo, siamo in attesa dell'arrivo della personalità di Lech Walesa, premio Nobel per la pace 1983, e ci troviamo in compagnia in questo momento del sindaco di Messina, sindaco Accorinti, al quale subito, prima di tutto, lo ringraziamo della sua partecipazione nell'immediato, insomma, è stata una partecipazione all'ultimo momento. Sindaco, oggi lei si trova qui proprio perché? Tanto anche le cose all'ultimo momento sono forse le più belle, quelle improvvisate. E poi, se una cosa è buona, parto subito per qualunque lido. E venire qua per Lech Walesa è chiaro che era un'opportunità, non volevo perderla. È un pezzo della storia veramente recente. Non solo un premio Nobel per la pace, ma quello che ha rappresentato per tutti è proprio un simbolo così forte di cambiamento. E devo dire che nel mio percorso, tra l'altro, questo cambiamento sto cercando di farlo non solo nella mia città, ma è un percorso che vale anche per tutto il resto d'Italia, perché cercare di cambiare nonostante i poteri forti che abbiamo avuto è perché uno crede nel futuro. Perciò venire qua e incontrarlo è un'altra così botta di adrenalina che fa solo bene. Sindaco, se lei potesse fare porgere una domanda al signor Walesa, che cosa le chiederebbe? Ma intanto chiedo di quello che penso che probabilmente lo sta continuando a fare, di avere questa collaborazione con tutti gli altri premi Nobel della pace e di essere molto ancora più severi nei confronti delle vendite delle armi in tutto il mondo, perché è una delle cose più pericolose, dove i trafficanti fanno miliardi sulla pelle delle persone, dei bambini, dei civili. Insomma, questa è una delle cose forti che devono fare i premi Nobel della pace. Non si può vincere un premio così importante, è solo un inizio, non è una fine. Grazie signor sindaco. Grazie a te.